Amici dello Stand del Cinema, questa sera ci troviamo al Multiplex Planet all'interno del centro commerciale della Torre in occasione della proiezione speciale del film di Francesco Benigni, Il colore del dolore. Ospite in sala ci sarà proprio il regista e attore palermitano. Ci conosciamo, ho conosciuto Pupetta, il marito, insomma Natale, un po' di gente qua che adesso non posso nominare tutti, ci sono amici, ci sono i ragazzi della parrocchia di Padre Arnaldo che salutiamo, ciao, e ci sono tre persone che mi sono state vicine per questa avventura cinematografica che è sempre bello rivedere, cioè, ma per Mimmo Modica è capo macchinista, che facciamo un applauso, Mimmo, ciao. Mattia, che dalla scenografia ha fatto anche l'attore, salutiamo, ciao Mattia, un applauso. E poi c'è, ho visto che c'è anche uno dei protagonisti, vieni qua così ti presento al pubblico, vieni. A sorpresa, perché io non li ho invitati, perché l'hanno visto qualche 90 volte il film, dico ci avranno un po', insomma non avranno voglia. Invece ho incontrato qui uno dei due protagonisti che si presenta da solo. Ciao. Nome e cognome. Andrea Lovecchio. Andrea è uno dei due protagonisti, perché io nella storia del film racconto Francesco, diciamo piccolo, così tra, insomma, proprio piccolo non è, e Francesco Medio. Lui fa sempre il personaggio di Francesco Medio. Un ragazzo dei tanti che io ho scelto per il mio film, alla sua prima, per quanto riguarda il mio film, la prima esperienza, poi non so se lui ha continuato, ha fatto altre cose, non lo so, spero di sì. E sono stati tutti bravi, perché tutto sommato, ragazzi, la recitazione non è che è una cosa semplice. Spero di essere stato anch'io capace nel guidare questi ragazzi e, insomma, dare a loro un po' della mia esperienza. Abbiamo vinto il Gran Premio della Critica a Siena, abbiamo vinto diversi premi Crocitti, il migliore opera prima a Roma, il premio Seguso, insomma il film era attesissimo, purtroppo siamo stati sfortunati perché era in programmazione il 12 marzo del 2020, dopo 12 anni che inseguivo questo grande sogno di realizzare questo film, non ce l'ho fatta prima, ce l'ho fatta giusto l'anno prima della pandemia, cioè veramente siamo stati sfortunati. Poi niente, mi hanno proposto di farlo uscire durante la pandemia, ho accettato sbagliando, perché forse era meglio tenerlo nel cassetto per qualche anno e riprogrammarlo adesso. Ho girato la Svizzera, sono stato in Belgio, lo porterò in Germania e probabilmente inizierò a girare con una programmazione di tutta Italia. Vi ringrazio di essere venuto, soprattutto chi viene da Trento, c'è una coppia che viene da Trento, Pupetta, con il marito, grazie Pupetta, grazie a tuo marito, tutte le persone che oggi hanno scelto invece, insomma, di fare altro, di venire a vedere questo film, che mi auguro, ci auguriamo con Andrea Lovecchio che vi piaccia. E buona visione a tutti. Naturalmente questo è un film che è stato fatto con tanti sacrifici, Mimmo lo sa, da soli abbiamo lottato contro l'impossibile, abbiamo preso anche delle belle cantonate da parte di chi ci doveva dare una mano e poi alla fine non ce l'ha data. E quindi buona visione a tutti, ringraziamo soprattutto il titolare del cinema che si presta sempre
a mettere a disposizione Orazio Briga 10 e tutti i componenti di questo cinema che ci danno una mano per fare vedere il nostro film. Grazie, buona giornata, grazie.